Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia. Qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia e tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Nella bella cornice di Sala Zarri nel Palazzo del Governatore in Piazza del Guercino, impreziosita dall'esposizione dei quadri della collezione dell'artista Benito Tonello, che fanno bella mostra nella sala, la scrittrice Elena Marotta, materana ma da anni vive tra Cento e Sant'Agostino, ha presentato all'interno della manifestazione aperitivo con l'autore Aspettando il Carnevale, organizzata dal Comune di Cento, Ente Territorio, Manservisi Eventi e Cento Carnevale d'Europa, la sua ultima fatica letteraria, Ananché Sogno Rosso Sangue, edizioni Montag. Dopo racconti, un'avventura nel mondo del giallo, una vincente storia ambientata a Ferrara, dove un serial killer sceglie le sue vittime con meticolosità, scegliendole con particolari che le contraddistinguono. Ad accompagnare Elena Marotta, un parterre de roi d'eccezione, accanto a lei il professor Claudio Ricci, docente del liceo Cevolani di Cento, ha introdotto lo scrittore e conoscente di Elena, Alessio Galerani. La manifestazione ha avuto il sostegno di Matera 2019, capitale europea della cultura, a testimoniare il forte legame di Elena con la sua città natale, Matera. Sentiamo dunque Elena al nostro microfono, intervistata da Marco Rabboni per TC100 Web TV, online Taquino Centese, in compagnia dei suoi ospiti Ricci e Galerani. E noi amici vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo autore. Ciao ciao! Bene, Elena, siamo qui in Sala Zarri al termine della presentazione del tuo ultimo libro, Ananché, diciamo così, bene? Ananché Sogno Rosso Sangue. Ecco, è un giallo, possiamo descrivere questo libro. Ananché Sogno Rosso Sangue, sì, è un giallo ambientato a Ferrara, dove c'è un serial killer che ammazza delle giovani donne. Hanno la particolarità di avere i capelli... Mi piace questa tua crudezza, ammazza delle giovani donne così. Beh sì, essendo un serial killer, sono delle ragazze bionde con i capelli lunghi e gli occhi chiari ed è, come ho detto prima, ambientato a Ferrara, anche se anche il giallo fa sempre da cornice a quello che voglio trasmettere, che è sempre poter analizzare i sentimenti e dare un messaggio di non fermarci mai alle apparenze. Ecco Elena, in questa tua, diciamo così, presentazione in questo pomeriggio qui in Sala Zarri, che ricordiamo che la manifestazione è incontri con l'autore all'interno di Aspettando il Carnevale, quindi è una manifestazione collaterale al Carnevale di Cento. Sì. Hai degli ospiti, ce le vuoi un attimino presentare? Ho il professor Claudio Ricci, che è un insegnante del liceo classico Cevolani, e lo scrittore Alessio Galerani. Li ho conosciuti e li ho avuti con me anche nella primissima presentazione che ho fatto nel 2012. Alessio ci ha introdotto e il professor Claudio Ricci ha fatto delle letture e ha dialogato con me. Adesso passo il microfono. Quindi il professore, diciamo così, ti ha un po'
pungolata per sì. capire bene quali sono state le emozioni che sore. Anche lei, le emozioni che le ha dato questo libro. Innanzitutto è stato per me un grande piacere avere l'occasione di presentare questo libro di Elena, perché come già lei ha ricordato, nel 2012 mi invitò alla presentazione del suo primo libro, della sua prima pubblicazione, Racconti, di cui assieme alla collega Giovanna Biscuso lessi alcune parti. Quando mi ha chiesto di dialogare con lei per la presentazione di questo libro, ho accolto molto volentieri questo invito. Il libro, come ho cercato di far emergere dalla conversazione precedente, è un libro molto coinvolgente, dal ritmo molto serrato, e come spiegavo è un romanzo strutturato in due parti. C'è un racconto cornice e all'interno di questo racconto cornice si sviluppa il giallo vero e proprio in forma di diario, e ho trovato narrativamente molto stimolante, molto coinvolgente proprio la descrizione di questi assassini che avvengono in sogno, con contatti onirici da parte del protagonista. Elena ha saputo trovare una forma narrativa, a mio avviso, molto, molto coinvolgente, molto efficace, cioè ha variato continuamente il punto di vista della narrazione, per cui il narratore si identifica ora con la vittima, ora con il carnefice, ora è effettivamente il narratore. Questo ha dato al romanzo un ritmo davvero incalzante, un ritmo concitato, e l'ho trovato da questo punto di vista molto molto interessante, molto stimolante. Bene, Gallerani, ecco, a lei è stato il compito di introdurre Elena Marotta in questa sua diciamo così performance letteraria. Ecco, anche per lei un po' le emozioni che le ha dato. È sempre un piacere presentare un'amica, collega, assieme ad altri personaggi di centro, perché ormai il professore è in tesa d'adozione, però ormai insomma diciamo che è diventato un personaggio anche lui. E quindi mi ha fatto molto piacere anche essere presenti in questa location, quella della Sala Zarri, e spero di essere presente anche altre volte per fare eventi analoghi, insomma. Bene, a questo punto noi ti salutiamo e aspettiamo la tua prossima fatica letteraria, che daremo appuntamento a parlare con te. Sì, si chiama Sette Verità. Bene. Ah, l'ultima cosa, se posso dirlo, l'editore, le edizioni Montag, l'editore ha sede a Tolentino, e siamo accomunati da questo purtroppo, che lui ha avuto dei problemi con il terremoto che c'è stato ad ottobre, perché Tolentino è in provincia di Macerata. Mi sono sentita molto vicina ad Alberto Cola, che ringrazio, perché nonostante tutti i problemi che ha avuto, perché ha avuto dei problemi proprio anche di sede, che è diventata totalmente inagibile, è riuscito lo stesso a pubblicare il mio libro.